Tutto molto interessante. Mi viene però da chiederti se nel corso del tuo percorso di ricerca hai trovato mai delle difficoltà e se sì, quali sono state? Le difficoltà sono tante. Già diciamo che non fai parte, che non so, di un'università, di un qualcosa di già, Di un di istituto? un istituto e tu stai all'esterno, questa cosa già dà un po' fastidio perché delle persone così amanti della storia e del territorio che scoprono le tombe a Grotticella, scoprono il villaggio delle Macina, a qualcuno dava un po' fastidio. Abbiamo scoperto nel 91 il villaggio, il castelliere sul Monte dei Ferrari, sull'Artemisio, perciò abbiamo fatto delle scoperte e qualcuno, sai, queste cose che non essendo, non facendo parte di un istituto può dare fastidio. Le grandi difficoltà che noi abbiamo trovato dagli anni 80, perché io ho cominciato nel 78, ma ancora adesso si sta smuovendo qualcosa, ma sono state proprio le amministrazioni, cioè proprio la politica dei Colli Albani, cioè noi andavamo a parlare dai sindaci di queste ricerche sull'Artemisio, sulle ricerche sulle faete, sul lago Albano, sul lago di Nero, cioè quasi ci ridevano in faccia. Io personalmente, non diciamo quale paese, non diciamo quale amministrazione, non diciamo quali sono gli assessori, ma io parlavo con gli assessori, mi guardavano, cioè diciamo salviamo quell'eremo, salviamo, facciamo un lavoro qui, facciamo un lavoro là, tiriamo fuori anche il porto romano che abbiamo sempre scoperto nell'86 al lago Albano di Castel Gandolfo. Cioè gli assessori ci guardavano e ci dicevano: ma perché, che esiste l'eremo? Ma perché, che Albano c'ha l'eremo? Ma che a Nemi c'è l'eremo? Ma dove si trova il tempio di Diana? Cioè a noi ci rispondevano questo e abbiamo sempre trovato difficoltà perché cioè era una risatella, dice sì, ma sì, sono quattro muri, quattro cocci, però questo ci ha spinto ad andare sempre in profondità, dico no, ok, non lo fanno loro, autofinanziamoci, facciamo i saggi di scavo con la sovrintendenza, li paghiamo noi, non c'è problema. Però la difficoltà è stata questa. E ancora oggi, quando si fanno delle proposte, la prima cosa ti dicono, sì, ma non ci sono i soldi, non abbiamo finanziamenti, non... Cioè la cosa che a noi da una parte ci ha un po' demolito quasi, è stata proprio l'indifferenza. Ho detto adesso si sta smuovendo qualcosa, ma l'indifferenza per il territorio, Diciamo, l'indifferenza per più che l'archeologia, problemi, diciamo, di soldi, quindi problemi finanziari, proprio la la mentalità. mentalità. Non si capiva che il territorio dei Colli Albani è bellissimo. Io negli anni 80, lo racconto sempre quando porto questi gruppi a visitare i Colli Albani. Cioè, dall'80 al 90 fino a quasi al 2000, noi sulle faete, sull'Artemisio, cioè i tempi, non incontravamo nessuno, non c'era nessuno, non era pubblicizzato, non era amato dai comuni, non era amato quasi dalla gente che abitasse qui. Finalmente oggi, so qualche anno, invece che vediamo gente vanno a visitare l'eremo di Sant'Angelo in Lago, l'eremo di San Michele Arcangelo, Tuscolo, l'Artemisio. Però ecco, la difficoltà è che è stata che non ci abbiamo avuto mai una corrispondenza, già a livello archeologico e scientifico, perché dava fastidio che, diciamo così, detto Degli tra appassionati amici, facessero delle quattro scoperte, scalzacani insomma. conoscessero Mario Pincherlo. Io ho avuto molti incontri con Margherita Guarducci, Margherita Guarducci, la professoressa, ci disse anche lei: guardate, la storia la conosciamo, ma la protostoria non la conosciamo, va riscritta. Detta dalla professoressa Margherita Guarducci, che è lei che scoprì e studiò le ossa di San Pietro, del Santo Pietro, e ci disse questo. E allora dice: sa, sti quattro scarzacani madovani fanno ste scoperte, e abbiamo trovato un po' di difficoltà lì. E poi purtroppo i nostri comuni, in questo momento no, sembrerebbe che invece la cosa si stia cambiando, è proprio quasi l'indifferenza del territorio e dei siti archeologici della nostra cultura. Quello è stato molto difficile, però da una parte ci ha spinto ad andare avanti. Voi calcolate che io dal 78, che con Angelo e il mio amico Massimo Bianchini abbiamo deciso di fare questa avventura, ci siamo sempre autofinanziati, ci siamo sempre pagati tutto, e tutte queste scoperte che voi adesso ne siete a conoscenza, quasi con gli Albani, noi non abbiamo mai chiesto un premio di rinvenimento. Noi del villaggio delle Macine potevamo subito chiedere il premio di rinvenimento, perché
perché era una scoperta eccezionale, non ce lo siamo mai permessa, abbiamo sempre detto ok, abbiamo avuto questa fortuna di trovare questi siti, però è patrimonio di tutti i miei concittadini dei Colli Albani, perché io so di Albano ma mi sento di tutti i colli. Però ecco, purtroppo le difficoltà, oggi è facile dire non ci abbiamo una lira, non ci abbiamo soldi, non sappiamo cosa fare, ma nel passato è stato anche che niente, sia le amministrazioni non avevano nessun desiderio di portare avanti o portare fuori o sviluppare la nostra archeologia e il nostro territorio, tranne qualche sagra. Interessante quello che ci dici, e purtroppo a me è anche un po' scoraggiante sentirti dire queste cose. Comunque, viste le tali difficoltà che avete incontrato, purtroppo non solo tu ma anche chi lavorava assieme a te a queste magnifiche scoperte, hai mai pensato di abbandonare le tue ricerche? Guarda, lo sconforto c'è sempre, come quando tu inizi una ricerca, speri di trovare un riscontro o qualcosa e poi fai un buco nell'acqua. No, guarda, io avendo avuto questa fortuna di conoscere il professore Mario Pinkerle, Maria Santa Brunin Cristofori, la dottoressa Guarducci, no, ci hanno sempre spinto ad andare avanti. Come dite, sì, c'è lo sconforto. Però sai che c'è, la passione è troppo forte. Poi quando, grazie in questi casi alla sovrintendenza che ti fanno partecipare ai saggi di scavo e vedere che ci sono stati dei risultati, no, scoramento tanto, qualche volta delusione, ma la passione è troppo forte. Comunque avete poi sempre trovato la forza di andare avanti. Sì, perché poi noi abbiamo sempre adottato questa cosa, ricerca sul territorio ma soprattutto bibliografico e scoprire, cioè, gli autori antichi e delle indicazioni, capire qualcosa che probabilmente non sta solo in Mesopotamia, non sta solo in Egitto, ma c'è qualcosa che ci interessa anche qui, ci ha sempre spinto ad andare avanti. Poi la passione è passione, le soddisfazioni sono state tante, quella di stare 11 anni sul villaggio delle Macine a fare i recuperi per la soprintendenza è stata una soddisfazione grandissima. Certo, se avremmo avuto un po' più di appoggio, un po' più di aiuto, un po' più di aiuto solidale, probabilmente avremmo potuto fare più cose. Però i Colli Albani, la storia ci affascina e ci ha sempre spinto ad andare avanti. E ancora oggi andiamo avanti. Perché poi sai, come si dice, mangiando, gustando, poi viene l'appetito, perché poi trovi una cosina, ne fai un'altra, porti i gruppi, sono interessati ai nostri luoghi e questo ci spinge ad andare avanti. Ci sono stati periodi un po' di crisi, però la passione è più grande. Riccardo, in relazione invece al tuo libro scritto di recente, Alba Longa, tra l'altro interessantissimo, che riguarda proprio la trattazione delle argomentazioni sulla reale ubicazione della Madre di Roma, ovviamente secondo i tuoi studi. Cosa vuoi raccontarci in merito a questo? Guarda Daniele, tu sai che noi abbiamo passato circa 4-5 anni nel lago Albano di Castel Gandolfo a cercare almeno una traccia di Alba Longa. Poi ti ho detto che noi comunque non facciamo solo ricerca sul territorio, ma soprattutto bibliografico. E tutte, diciamo, ciò che ci hanno tramandato gli antichi, riportati sul lago Albano di Castel Gandolfo, noi non trovavamo riscontro. Per esempio, un'alta dorsale a forma di gioco non ce l'ha Albano, non ce l'ha Castel Gandolfo, ma neanche addirittura Palazzolo. Per esempio, ci parlano gli antichi di questo lago che ha fatto una grande tracimazione. Se noi guardiamo il profilo del lago Albano, non c'è traccia di tracimazione. Però se noi andiamo a vedere il vivaro, perché lì noi scoprimmo nel 92 che esistevano ancora delle fotografie che il vivaro era un lago, vedi che sui bordi invece ci sono le tracimazioni. È quello che non abbiamo trovato al Albano. Ad esempio Strabone ci dice che tra Ardea e Alba Longa ha la stessa
la stessa distanza che c'è tra Roma. Se noi prendiamo la distanza tra Roma e Ardea, che sono circa 34 km, noi l'abbiamo spostata sull'Appia, dove potrebbe esserci stata Alba Longa, Albano, ma supera abbondantemente Ariccia. Perciò sull'Appia e su quel tratto non può esserci Alba. Ma se noi prendiamo questo tratto indicato da Strabone e lo portiamo sulla Via Latina, ci porta direttamente tra il lago e l'Artemisio. E questo ci ha fatto subito spostare le ricerche sull'Artemisio. Tutti pensano che il Monte Albano sia i Colli Albani, ma guardate che l'Artemisio fa parte dei Colli Albani. Aver scoperto che il Vivar era un grande lago, è logico che le nostre ricerche si sono spostate sull'Artemisio. Una necropoli, noi abbiamo scoperto che sotto il castello del Maschio di Lariano, stiamo parlando dell'Artemisio, c'era questo villaggio medievale. Noi abbiamo scoperto che sì, esiste il villaggio medievale, ma è stato sviluppato su un'antica necropoli. Una necropoli fatta, noi abbiamo censito al nostro lavoro e nostre spese circa 100 tombe, tutte a camera, tutte scavate interamente nella roccia. Ora, sui Colli Albani e soprattutto intorno al lago Albano di Castel Gandolfo, una necropoli così grande, dov'è? Non c'è. Dunque, se c'è la città dei morti, come dicono i nostri tecnici, se c'è la città dei morti, c'è la città dei vivi. Se c'è una necropoli così grande, è logico che la mia ricerca sia spostata, la nostra ricerca, perché io già scrissi insieme a Capriangelo e a Gianni Dolfi nel 96 che capimmo subito che Alba Longa non potesse stare nel lago Albano di Castel Gandolfo, ma stava sempre su uno dei monti albani, ma sull'Artemisio. Un'altra cosa interessante è, inoltre che la necropoli, noi sappiamo che a Castel Gandolfo all'epoca non c'erano sorgenti. Come fa a nascere, crescere e svilupparsi una città su un territorio che non c'è acqua? E poi non è difendibile. Invece sull'Artemisio noi abbiamo censito quasi una 20-25 sorgenti all'epoca. E dunque ecco perché abbiamo approfondito la ricerca di Alba Longa sull'Artemisio. Per questo, perché ci sono alcuni dati che non calzavano sul lago Albano di Castel Gandolfo, ma calzano precisamente invece sulla catena dell'Artemisio. Ecco perché abbiamo fatto il libro, ho riproposto poi il libro su Alba Longa, perché poi sono uscite tante cose che ci hanno fatto sempre pensare che Alba Longa non stesse lì, ma stesse sull'Artemisio. Poi perché abbiamo, diciamo, abbandonato un po' il lago Albano e ci siamo diretti? Perché c'è un qualcosa di fondamentale. Se noi leggiamo tutti gli autori che parlano di Alba Longa del 600, 700, dell'800, anche i primi del 900, vedi che tutti demoliscono la loro ipotesi: Castel Gandolfo per questo motivo, Albano per questo motivo, Palazzolo per questo motivo, Prato Fabio che è vicino a Rocca di Papa, quest'altro. Si demoliscono e fanno null'altro che spostarlo. Uno dei motivi che spostano Alba Longa sempre in questi luoghi è un motivo semplice. Nel XII secolo avanti Cristo, quando si costruì una cittadella, una città, lei aveva bisogno di un suo territorio per la caccia, per la pesca, per la coltivazione, per l'allevamento, per le necropoli, per le zone sacre, per il legname, per i boschi. Cioè questa città aveva bisogno di un suo territorio. E gli storici che noi andiamo sempre a sentire, sempre all'università, sempre le accademie per prendere informazioni, perché noi dobbiamo fare degli studi e mettere insieme, che cosa ci dicono? Che queste cittadelle in quel periodo avevano bisogno di un raggio di territorio dai 2,5 km a 3,5 km, perché è quello che vi ho spiegato poc'anzi. Dunque, se noi nei bordi del lago di Castel Gandolfo posizioniamo Ariccia, noi vediamo subito che i suoi 2,5 km, infatti il lago di Nemi viene chiamato il lago Ariccino, ma da quest'altra parte il territorio arriva fino a Castel Gandolfo. Dunque, come fa a starci Alba Longa se c'è Ariccia? A Rocca di Papa noi sappiamo che è l'antica città di Capum. Se noi prendiamo Rocca di Papa come Capum, l'antica Capum, e allunghiamo i raggi di 2,5 km fino a 3, non c'è il territorio sufficiente per starci Alba Longa. Ma se al contrario Albano, Castel Gandolfo o a Rocca di Papa ci fosse, a Palazzolo, ci fosse stata Alba Longa, non c'era il territorio sufficiente per far nascere Ariccia,
Cabum e anche quel piccolo villaggio che si trova a Monte Crescenzo, a 1 chilometro di Castel Gandolfo. Dunque, lì, per un discorso di sopravvivenza, non può esserci Alba Longa, perché c'è Aricia, c'è Cabum, c'è Monte Crescenzo, perciò il territorio di sopravvivenza non c'è. Ecco perché siamo stati più convinti a spostarci alla ricerca di Alba Longa su altri territori, tra cui l'Artemisia. Ok Riccardo, volevi aggiungere qualche altra cosa in merito all'intervista? Guarda, a volte mi fanno sempre una stessa domanda, no? Com'è sono affascinato di questi luoghi e della nostra storia? Beh, da ragazzo, no? Quando è iniziato tutto questo, soltanto sapere che dopo la caduta di Troia, dopo 10 anni di perimigrazione, Enea arriva sulle coste nostre e dopo 30 anni Ascanio fonda Alba Longa, per me è una cosa fantastica. Che sempre sui colli albani Rea Silvia mette al mondo 2 gemelli chiamati Romolo e Remo, e poi Romolo costruisce uno dei più grandi e potenti imperi del mondo. Durante le letture vieni a conoscenza che Evandro, Enea, Evandro, Ulisse, Ercole, cioè tutti questi personaggi vengono nel Lazio. Questa cosa a me mi ha sempre sconvolto, mi ha sempre fatto chiedere perché tutti queste genti, questi nomi antichi così famosi vengono nel Lazio. Perché Saturno, dopo la sua battaglia col figlio Giove, fugge dal settentrione dal meridione spagnolo, può andare in tanti luoghi? No, viene nel Lazio, gli dà il nome, che Lazio, signori miei, non viene dal fatto che è piano o un lato lungo o corto. Lazio deriva dalla parola lateo, che significa luogo da nascondere, luogo da celare, luogo nascosto. E già questo ti apre un mondo. Perché Saturno fugge, viene qui nel Lazio e trova un territorio dove può sviluppare l'età dell'oro? A uno ricercatore che cosa ti fa? Fa pensare che probabilmente il territorio aveva le risorse o aveva un qualcosa dove lui ha potuto sviluppare l'età dell'oro, dove tutti quanti questi noti nomi noti come Ercole vengono tutti nel Lazio. Perché? Che cosa c'è nel Lazio? E nel Lazio c'è questo che io chiamo il cuore del Lazio, questi Monti Albani, dove è rimasto affascinato il Mario Pinco. Che cosa c'è? Che cosa dobbiamo scoprire e che cosa dobbiamo ancora ricercare, ma soprattutto cosa c'è di nascosto sui colli albani, che il Mario Pinker la chiama l'isola che non c'è? Questo ci spinge ad andare avanti. Grazie Riccardo per l'intervista e alla prossima. Alla prossima. Grazie a voi.